Canto d'ingresso, beati quelli che ascoltano, pagina 26. Che si riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Prima di celebrare i santi misteri, riconosciamo umilmente i nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria,
gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. La forza di compiere ciò che comandi, perché il tuo popolo chiamato alla vita eterna sia concorde nella fede e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: ecco, io prenderò i figli di Israele dalle nazioni fra le quali sono andati e li radunerò da ogni parte e li ricondurrò nella loro terra. Farò di loro un solo popolo nella mia terra, sui monti di Israele. Un solo re regnerà su tutti loro e non saranno più due popoli, né saranno più divisi in due regni. Non si contamineranno più con i loro idoli, con i loro abomini e con tutte le loro iniquità. Li libererò da tutte le ribellioni con cui hanno peccato. Li purificherò e saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. Il mio servo Davide regnerà su di loro e vi sarà un unico pastore per tutti. Seguiranno le mie norme, osserveranno le mie leggi e le metteranno in pratica. Abiteranno nella terra che ho dato al mio servo Giacobbe. In quella terra su cui abitarono i loro padri, abiteranno essi,
i loro figli, i figli dei loro figli per sempre. Il mio servo Davide sarà loro re per sempre. Farò con loro un'alleanza di pace, sarà un'alleanza eterna con loro. Li stabilirò e li moltiplicherò e porrò il mio santuario in mezzo a loro per sempre. In mezzo a loro sarà la mia dimora. Io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Le nazioni sapranno che io sono il Signore, che santifico Israele. Quando il mio santuario sarà in mezzo a loro per sempre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. Ci custodisce come un pastore il suo gregge. Ascoltate, gente, la parola del Signore. Annunziatela alle isole più lontane e dite: chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come un pastore il suo gregge. Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. Perché il Signore ha riscattato Giacobbe, lo ha liberato dalle mani di uno più forte di lui. Verranno e canteranno inni sull'altura di Sion, andranno insieme verso il bene del Signore. Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. La Vergine allora gioirà danzando, insieme ai giovani e vecchi. Cambierò il loro lutto in gioia, li consolerò e li renderò felici senza afflizione. Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge. Secondo Giovanni. In quel tempo molti dei giudei che erano venuti da Maria alla vista di ciò che Gesù aveva compiuto, ossia la risurrezione di Lazzaro, credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono loro quello che Gesù aveva fatto. Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il Sinedrio
e dissero: «Che cosa facciamo? Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo continuare così, tutti crederanno in lui, verranno i romani e distruggeranno il nostro tempio e la nostra nazione». Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno, disse loro: «Voi non capite nulla. Non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera?» Questo però non lo disse da se stesso, ma, essendo sommo sacerdote quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Da quel giorno, dunque, decisero di ucciderlo. Gesù, dunque, non andava più in pubblico tra i giudei, ma da lì si ritirò nella regione vicina al deserto, in una città chiamata Efraim, dove rimase con i discepoli. Era vicina la Pasqua dei giudei, e molti dalla regione salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per purificarsi. Essi cercavano Gesù e, stando nel Tempio, dicevano tra loro: «Che ve ne pare, non verrà alla festa?» Parola del Signore. Facciamo una breve riflessione. Mi colpiva quando all'inizio abbiamo sentito Ezechiele parlare di queste meraviglie. Ecco, proprio nella prima lettura Ezechiele parla di un nuovo Davide che stabilirà con il suo popolo un'alleanza eterna. Egli, il Signore, dimorerà per sempre in mezzo a loro. Ecco, quante volte sentiamo nella Sacra Scrittura ripetere queste parole: «Voi sarete il mio popolo, io sarò il vostro Dio». Pare di tutto il nostro universo, la nostra terra, una sola famiglia, un solo Dio e un solo popolo. Ed è bello qui ricordare San Giovanni nell'Apocalisse, quando dice: «Io vidi la nuova Gerusalemme scendere dal cielo da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Ecco la dimora di Dio con gli uomini. Essi saranno suo popolo ed egli sarà il Dio con loro». Dio e il suo popolo, una cosa sola. Questo meraviglioso messaggio, datoci da una parte da Ezechiele e dall'altra parte da San Giovanni, sembra fantasioso, lontano nel tempo. Vediamo quanti contrasti in questo mondo. Però questo messaggio, come tanti altri che incontriamo nell'Antico e nel Nuovo Testamento, è importante tenerlo presente per non cadere nel pessimismo, nel secolarismo o nel materialismo. Perché Gesù, che in questi giorni noi, ecco, meditiamo, tentato, contestato, incompreso, condannato a morte, eccetera, Gesù è risorto, ha vinto la morte. Allora per il credente tutto si illumina, tutto ritorna a vivere, come la campagna dopo l'inverno. Perciò la speranza ci deve sempre sostenere. Gesù nel Vangelo incoraggia sempre i suoi discepoli e incoraggia anche noi oggi.
con parole cariche di speranza. Non temete, io ho vinto il mondo. Non temete, coloro che uccidono il corpo non possono uccidere l'anima. Non temete, non sia turbato il vostro cuore. Credete in Dio, credete anche in me. Vado in cielo a prepararvi un posto perché siate anche voi dove sono io. Non temete, voi dovrete un po' soffrire, ma io tornerò da voi e il vostro cuore gioirà e nessuno vi toglierà la vostra gioia. Ecco, Gesù sempre la speranza, perché lui ha vinto tutto, perciò se siamo con lui possiamo veramente sperare. Nel brano del Vangelo poco fa ascoltato abbiamo sentito che dopo che Gesù ha risuscitato Lazzaro, fratello di Marta e Maria, la sua popolarità era notevolmente cresciuta. Tutti accorrevano a lui e i capi del popolo di Israele temono una minaccia da parte dei romani. E il sommo sacerdote Caifa dichiara: meglio che muoia un uomo solo per il popolo piuttosto che tutta la nazione perisca. Giovanni aggiunge: non solo per la nazione di Israele, ma per ricondurre all'unità tutti i figli di Dio dispersi. Perciò il sommo sacerdote Caifa inconsciamente fa una profezia sulla sorte di Gesù, sulla sua missione, quella di salvare il mondo. Infatti Gesù a Nicodemo dirà: Dio ha tanto amato il mondo fino a dare il suo figlio, chi crede in lui è salvo. Dio non ha mandato il suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Rendiamo grazie a Gesù che con il suo sacrificio ha redento il mondo. Ringraziamo Gesù, nostro Salvatore.